Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.30, quindi iniziamo puntuali, cerchiamo di superare la difficoltà post pranzo che è sempre un ostacolo per i relatori ma anche per chi ascolta, e diciamo subito che anche per questo ci piacerebbe che fosse più possibile una chiacchierata che coinvolge tutti, anche perché siamo in una sala piccola e quindi possiamo permettercelo con più facilità. Anche perché il tema che appunto abbiamo scelto non è dei più leggeri e non è dei più facili, per cui è meglio se ne discutiamo insieme, se non ci limitiamo noi a raccontare il nostro punto di vista, anche perché è un punto di vista volutamente esterno. Abbiamo fatto questa scelta, cioè siamo tre persone che non lavorano a tempo pieno nell'informazione, non siamo giornalisti, siamo due ricercatori universitari e io che diciamo che mi occupo principalmente di aiutare le persone e le imprese a capire la rete, come funziona per usarla nel migliore dei modi, quindi mi occupo in senso lato di fare informazione ma non sono sicuramente una giornalista, proprio perché volevamo cercare di prendere un po' di distanza, visto che il tema è molto caldo ed è molto doloroso da alcuni aspetti, allora ci sembrava utile fare una riflessione un po' anche dal di fuori, anche se come ben sa chi vive in rete il fuori e il dentro si mescolano talmente tanto che non è praticamente possibile in concreto farlo. Non so chi di voi era a sentire Matthew Ingram prima alle 11:30, è stato un incontro molto, molto interessante. Alla fine c'è stata una domanda da parte di un giornalista che ci ha dato in un certo senso il là alla discussione di oggi, quindi ci permette di aprire con un punto di vista dall'estero, ed era un giornalista che gli chiedeva se anche all'estero è diffusa la pratica di pagare poco o niente chi collabora alle testate online dei giornali, quindi questa doppio binario, questa doppia carriera che rende ancora più difficile l'accesso alla professione in rete. E lui ha risposto con la sinteticità che permette l'inglese in modo molto elegante, dicendo: adesso le persone fanno gratis quello che i giornalisti sono pagati per fare. E quindi non basta più essere bravi a scrivere, non basta più essere bravi a raccontare le storie, non basta più saper fare un bel video, saper fare una bella intervista. Chi vuole fare di una professione l'informazione e il racconto deve farlo meglio di chi lo fa per passione, per diletto, perché ama farlo. E probabilmente le parole amatore e dilettante sono le parole che ci aiutano di più a capire una situazione in cui c'è una grandissima facilità da parte di chiunque voglia di raccontare qualcosa agli altri, di informare, di dare anche delle notizie. Questo capita soprattutto quando ci si trova in situazioni che permettono di farlo, ma la rete è piena, come ben sapete, di persone che raccontano quello che sanno. E l'idea è un po' che questo sia un bene comune, sia un aumento non solo delle informazioni a disposizione, non solo dei punti di vista a disposizione, ma anche un aumento del nostro benessere, della nostra felicità. Quando ho iniziato a lavorare 20 anni fa, se volevo pubblicare qualcosa dovevo passare il vaglio di qualcuno che diceva: va bene, non va bene, tu sì, tu no. Tu puoi provare a raccontare una storia se io ti do lo spazio per farlo. Ed era una situazione in cui funzionava così. Era difficile nello stesso modo accedere alla professione giornalistica. Infatti io ci ho rinunciato, cosa di cui sono abbastanza pentita, perché già quando io ho iniziato a lavorare nel 91 si diceva: ah, non c'è posto, è finita, non si entra. Non era vero, probabilmente non è vero neanche oggi. Era solo molto difficile, perché è un lavoro molto difficile, un lavoro molto ambito. E siamo qui appunto per chiederci questo bene comune, quindi questo aumento non solo delle informazioni in circolazione, ma anche dell'abbassarsi di queste barriere all'ingresso, perché quando una barriera si abbassa è sempre meglio per tutti. Siamo qui appunto per chiederci se questo effetto collaterale della difficoltà per i professionisti dell'informazione di accedere alla professione, di guadagnarsi da vivere facendo questa bellissima professione, se questo effetto collaterale può avere delle correzioni, e prima di tutto se siamo d'accordo nel definirlo un effetto collaterale di un bene più grande. E lo chiedo per primo a Giovanni Bocciartieri, che è un professore dell'Università di Urbino, insegna sociologia dei media, ma osserva anche dal suo blog questo mondo da molti anni. Quindi. Bene, grazie Mafe, prendo il microfono, anche se credo che ci sentiamo, ma serve per la registrazione. Sì, secondo me questa è quella di cui discutiamo oggi, una delle tematiche centrali, che vale per il giornalismo così come per altri tipi di
professioni e anche, come dire, per altri tipi di contesti. Cambia il modo di pensare probabilmente proprio l'accesso ai contenuti, no? Clashirky l'ha spiegato benissimo, pubblicare un bottone, no? Spingi, pubblica e tutto è fatto. Vuol dire che si sposta fondamentalmente il momento importante dalla pubblicazione, no? Quindi una selezione che viene fatta prima da una struttura editoriale con competenze eccetera, a un modo di selezionare successivo. Cioè il problema è che oggi, e qui il dilettante, come dire, amatoriale ha un suo ruolo, come dire, c'è uno spostamento successivo, la selezione avviene dopo la pubblicazione, non prima, che è una cosa che secondo me molte strutture editoriali dovrebbero cominciare a capire. Questo vale anche per altri campi, in particolare per chi si occupa di contenuti editoriali. Siccome la selezione si sposta dopo, diventano importanti tutta una serie di selettori e filtri che vengono costruiti nella quotidianità, nella realtà. Allora, di cosa stiamo parlando? Il titolo aveva a che fare con il citizen journalism, che è veramente un termine ombrello, che è stato utilizzato negli anni passati un po'. Vi ricordate, siamo tutti giornalisti, cioè l'idea che comunque ognuno di noi con un cellulare, che funziona molto bene in un momento in cui la rete sta crescendo, in cui, come dire, nasce anche un culto dell'amatore che può essere criticato, eccetera. Il problema è capire di che cosa stiamo parlando, no? Cioè, dov'è che fra chi pubblica e chi legge, no, avvengono le forme di selezione, e soprattutto in che modo si creano nuovi tipi di sinergie. Esiste una realtà che tutti noi conosciamo, penso che tutti voi leggiate qualche quotidiano online o fruiate di informazione in rete. Io lo dico spesso, la mia preghiera laica del mattino è Twitter, io comincio da lì a filtrare le notizie del giorno, cioè comincio da lì la mia selezione, cioè la selezione per me la fa la mia rete sociale, che è quella che mi costruisco, no, quotidianamente attraverso professionisti, amici o altro, che in qualche maniera curano l'informazione per me. Quello è un modo di essere citizen journalist, no? Quelli sono lettori che diventano in qualche maniera anche filtri per l'informazione. Poi ci sono forme di engagement. A proposito di sfruttamento, che è un altro dei temi, no, di cui dovremmo parlare, non vengono sfruttati solamente quelli che gratuitamente pubblicano contenuti che vengono ripresi, ma uno che commenta un articolo online sta arricchendo o meno la testata. E lo sharing, cioè la condivisione di un articolo, è una forma, come dire, di selezione giornalistica o meno? Cioè, dobbiamo cominciare a immaginare un mondo, no, un ecosistema informativo che è veramente mutato, in cui si introducono figure diverse, e io non credo che sparirà la figura del giornalista, aveva ragione stamattina Ingram, cioè fondamentalmente il giornalista è quello che è più bravo a raccontare quel racconto che molti stanno seguendo online. Il giornalista è quello che durante l'attentato di Boston riesce a filtrare meglio l'informazione, a raccontare meglio il fatto e mettere anche ordine rispetto al rumore di fondo che si crea per esempio su Twitter, no? In un contesto di tipo diverso, no? Il problema è che siamo attrezzati noi come lettori, come pubblico, come dire, a questo tipo di realtà, oppure nella vostra timeline su Facebook avete solo gente che mette gattini, perché poi è questo il problema di fondo, no? Cioè siamo noi adatti a questo contesto informativo prima di prendercela con la rete, la gente che sta in rete, eccetera, perché probabilmente si tratta di una crescita che viene dalle due parti, no? E quindi secondo me questo è un punto fondamentale. E qui viene introdotto un altro tema, che è quello di oggi, forse ne parleremo anche con loro, che è quello dello sfruttamento. C'è in particolare in Italia, in questo ultimo anno e mezzo, ne avremo testimonianza secondo me anche qui al Festival del Giornalismo, una specie di rigurgito critico nei confronti della rete, che diventa anche normale nel momento in cui abbiamo avuto una sorta di peana sulla rete, ma anche dalle testate giornalistiche fondamentalmente, no? Che cercavano di, che l'hanno rifatto con Twitter per quanto riguarda la politica, eccetera, insomma ne avete in mente tutti di chi stiamo parlando. Quindi adesso c'è questo rigurgito critico che vede da diversi punti di vista una dimensione negativa, forse appunto sulle teorie post-operaiste di tipo marxista, rispetto allo sfruttamento. Cioè la domanda che poi con Mafi ci siamo posti anche nel panel è: ma tutte quelle persone che accettano di scrivere gratis per un blog, uno dei tanti blog di una testata giornalistica,
facciamo i nomi, l'Huffington Post, il Fatto Quotidiano, l'Unità, dove abbiamo una ricchezza anche di voci molto molto diverse, no? Per cui scrivono persone molto famose, persone meno famose. In fondo un blog non si nega a nessuno, no? Porta traffico, no? Porta anche le micronicchie, tanto quello che serve è fare numeri generali, quindi funziona bene. Non pagato e non retribuito, quindi non sto parlando del mestiere del giornalista, no? Ma di queste vie di mezzo dove abbiamo molte persone che hanno delle cose da dire e scrivono lì sopra perché hanno interesse per il proprio lavoro, oppure anche persone che vorrebbero fare i giornalisti che intanto, no, si aprono uno spazio lì dentro, magari ce n'è qualcuno in sala, non lo so. Se vengono sfruttati o meno, no? Si parla del concetto è quello dell'exploitation. Il problema è che ci troviamo all'interno, e secondo me lui ci aiuterà molto in questo a capire come funzionano le cose, di un contesto mutato dal mio punto di vista. Cioè noi siamo abituati a leggere in termini novecenteschi, quando è nata la macchina del giornalismo, la macchina dell'informazione, cioè con la modernità, insomma prima del Novecento, però diciamo con tutto il Novecento, in sfruttatori e sfruttati, no? Come una sorta di dicotomia. Ecco, io non so se è possibile oggi vedere e osservare il mondo in maniera così manichea. Cioè con questo tipo di contraddizione. Quello che dico sempre è questo lavoro gratuito, la passione che muove molte delle persone che stanno in rete, cioè uno si deve chiedere ma perché, io lo faccio da sociologo, uno deve perdere del tempo e gratuitamente stare in rete a produrre contenuti. Che cosa ti viene in cambio? È ovvio che io posso leggere quella cosa lì come una macchina dello sfruttamento. Pensate a tutti i progetti, mi viene in mente quello della CNN, no? Ai reporter, dove addirittura sono loro a richiederti di diventare uno dei loro reporter, a fare dei servizi su dei temi che loro ti danno, a essere selezionati e magari poi anche pubblicati, no? Che sono forme di engagement dal basso, lo vediamo in altre forme con l'intrattenimento, dove questa cosa è molto molto evidente. Ecco, quella forma lì è una forma di sfruttamento o meno? Allora, e poi magari passo veramente la parola a lui, che secondo me è molto... può essere molto chiaro su questa cosa. Il problema secondo me è proprio questo: leggere questa cosa al di fuori del contesto in cui viviamo. Provo a dirlo nella maniera più semplice in cui riesco a dirlo, e che non sarà facile, ma non devi ridere, Maffe, quando dico questa cosa. Allora, secondo me noi potremmo parlare, no, di nuove classi creative, potremmo parlare di cognitariato, come è stato fatto, no? Cioè di una classi cognitive che lavorano nel digitale, eccetera, oppure potremmo parlare di lavoro digitale, cioè svincolandoci da un concetto di classe. Se parliamo di lavoro digitale, ora è evidente che il lavoro digitale, che è un lavoro culturale, di produzione culturale, di tutti quei contenuti, alti o bassi, che produciamo in rete, sta all'interno, inevitabilmente, di una logica che è quella del capitale, cioè funziona con quel tipo di logica lì, solo che non è che viene sfruttato dal capitale, cioè nasce già all'interno di una logica del capitale, al limite il capitale, secondo me, lo dissipa, cioè prende quella forma lì, cerca piuttosto di resistere attraverso la dimensione passionale, gratuita, eccetera, quindi piuttosto il capitale non è che tanto lo sfrutta perché funziona con le sue logiche, cerca di metterlo, di finalizzarlo, e finalizzarlo vuol dire tutti i giornalisti che per esempio aprono uno Storify, non so se sapete che cos'è, che è una piattaforma che serve a mettere insieme delle cose che si trovano su Twitter, su Facebook, eccetera, e lo mettono nella pagina del proprio giornale saccheggiando le opinioni dei singoli che stanno in altre piattaforme. Questo non dico che sia giusto o sbagliato, dico che è così, però prende quel lavoro pulsionale, libero e emotivo, fa curation ovviamente, no? Ma lo finalizza, no? Alle sue funzioni. Oppure quei giornalisti che dicono: se siete in questo posto e sta succedendo questa cosa, mandateci le foto, mettete come hashtag su Twitter il nome del nostro giornale, così noi le raccogliamo. Io immagino prima o poi una class action contro qualcuna di queste testate da parte degli utenti di Twitter, no? Sarebbe interessante, visto che si parla di lavoro. Però il punto probabilmente sta da un'altra parte, no? Questo tipo di sfruttamento, exploitation, cioè probabilmente la dicotomia che oggi tende in questa logica qui a prodursi è quella exploitation reputation. Cioè da una parte c'è, possiamo leggerla come forma di sfruttamento, no? Da parte di testate, no? Da parte di produttori di contenuti. Dall'altra vediamo che se dal basso lavoriamo chiedendo, come dire, che cosa ci si guadagna a stare
lì sopra, scrivere dei post, per esempio, per una testata famosa, è quello di andare costruendo e rendendo più salda la propria reputazione online, che sembra l'unico valore che conta, che è un valore, come dire, di tipo diverso. Cioè, da una parte è il valore economico, no? La logica del capitale di tipo economico, dall'altra è un capitale di tipo cognitivo, è il capitale sociale che ti stai costruendo. Queste due logiche, che sono sembrano, come dire, non sono dicotomiche, sono di due piani diversi della realtà, ecco, tendono oggi a essere miscelate. Confonderle probabilmente sarebbe un errore, perché non ne usciremmo. Cioè, le uniche forme di resistenza possono venire da lì dentro, e anche le uniche forme di pulizia. È per questo che è importante dire, è vero che ci sono un sacco di persone che fanno gratis quelle che professionisti fanno da un altro punto di vista, alzano l'asticella. Cioè, dal mio punto di vista non fanno altro che alzare l'asticella. Tu devi essere più bravo, devi essere una band più brava a suonare, a produrre dischi, musica, eccetera. Devi essere, come dire, un artista più bravo per posizionarti all'interno. Devi essere un giornalista più bravo. L'asticella si è alzata, no? Partivamo da una scarsità di conoscenze e di informazioni, oggi siamo in un contesto di tipo diverso. La cosa interessante è che forse partecipiamo tutti allo stesso racconto. E chiudo con una battuta. Nel 2004, facendo lezione, spiegando i blog, eccetera, a un certo punto un ragazzo si è alzato e mi ha detto: sì, prof, ma io cosa ci guadagno nel fare un blog? Oggi una studentessa nell'ultimo corso mi ha detto, invece, ho aperto un blog perché metto in comune con gli altri le mie cose, si sedimentano lì e creo, come dire, un contesto diverso in cui vivere. Che funziona un po' come metafora anche di questo passaggio d'epoca, no? Da una parte c'è una logica pura, semplice, evidente, no? Quella del capitale, molto razionale. Cosa ci guadagno in un blog? E poi c'è un'altra logica che, se volete, ha una razionalità diversa, una razionalità non che non sia non economica, ma di, con una economicità diversa, cioè quella del comune. Ecco, questa appartenenza al comune mi sembra che oggi sia una delle parti che possa essere esaltata. Grazie. Io non... aggiungo niente, perché sono troppo curiosa di sapere cos'ha il professor Antonio Casilli dell'Università Paris Tech di Parigi. L'ho detto bene, professore, ricercatore del Centre Edgar Morin. Cos'ha da aggiungere o da ribattere a questo discorso? Beh, in realtà molto poco. Io ringrazio Giovanni Bocciartieri di questo primo intervento. Diciamo che c'era, ve lo dico anche per raccontarvi un po' il retroscena di questo dibattito, c'era un casting che era stato fatto, tra virgolette, una persona con la cravatta e un'altra con la magliettina di Mao Zedong. Quella con la cravatta doveva portare un po' quel punto di vista costruttivo, mostrare le opportunità, e invece quello con la magliettina di Mao Zedong doveva fare la critica anticapitalista. Adesso eccomi un po' spiazzato, perché la critica capitalista, anticapitalista è venuta da Giovanni Bocciartieri, e quindi forse vi rifaccio la stessa cosa in francese, ma non credo che ci sia un granché di interesse. Diciamo che quello che possiamo dire per trovare un collegamento e un concatenamento tra i nostri due interventi è rivenire un po' su questa questione dell'amatore. Allora, sia Mafe che Giovanni hanno un po' proposto questa figura, e voi conoscete sicuramente, perché è uno dei keynote speaker di questo avvenimento, Andrew King, che ha scritto questo The Cult of the Amateur, che è stato un enorme successo editoriale, che sostanzialmente si basava sul fatto di dire che attualmente c'è un abbassamento del livello della produzione, sia a livello giornalistico che in generale a livello editoriale, dovuto al fatto che c'è un accesso democratizzato, quindi molte più persone possono prendere parola e in questa maniera stanno determinando una deprofessionalizzazione delle professioni legate ai media. Adesso naturalmente avrete ben capito che attorno a questa tavola abbiamo un'opinione differente dovuta anche al fatto che quando Andrew King scrisse questo libro, in realtà c'era una forte retorica dell'amatorismo, diciamo una retorica positiva, che diceva sostanzialmente questo passaggio democratico, questa democratizzazione dell'accesso all'informazione sta avendo luogo, si sta realizzando,
ed è portatrice di un insieme di promesse, di un insieme di profezie che appunto da una parte dicono ci sarà un enorme arricchimento, dall'altra dicevano ci sarà una forte democratizzazione dell'accesso. Adesso, 5 anni dopo, 7, 8 anni dopo piuttosto, ci stiamo fermando un attimo e stiamo iniziando a fare un po' il bilancio di questa esperienza storica. E beh, il bilancio è molto meno rosa di quanto ci aspettavamo inizialmente. Da una parte ci sono degli indicatori molto semplici, se voi guardate per esempio quali sono, che ne so, su una piattaforma contributiva come YouTube, i video che sono più alti nella classifica, avete Justin Bieber, Psy, LMFAO e poi l'ultimissimo, forse l'ottavo, è Charlie Bit My Finger, che è un semplice un video fatto da un papà di due bambini che si mordicchiano fra di loro. Quindi quello è il video dei gattini, quello è il video buffo, quello è il video amatoriale ed è l'unico su una top ten che invece è completamente dominata da produzione straclassica di videoclip musicali. Già questo è una cosa, è un indizio che ci dice che forse questa rivoluzione dell'amatore, questo culto dell'amatore deve essere un po' ridimensionato. E deve essere un po' ridimensionato perché questo ha un significato per noi, per le nostre professioni, che siano professioni dei media, che siano professioni di editoria o che siano professioni anche della ricerca universitaria. Giustamente un collega francese che si chiama Olivier Donat, voi sapete che i francesi sono un po' ossessionati da questa cosa di sapere, misurare la loro cultura, quindi ogni 2 anni fanno una specie di grande inchiesta che si chiama Les pratiques culturelles des Français, quindi le pratiche culturali dei francesi, che è fatta da un ricercatore piuttosto famoso in Francia che si chiama Olivier Donat, il quale Olivier Donat a un certo punto ha detto, beh, guardiamo un pochettino sti amatori, che effetto hanno? Se facciamo una comparazione tra il 1997 e il 2007, c'è stata questa rivoluzione degli amatori? Ci sono più persone che ne so, consacrano una parte considerevole del loro tempo a fare delle cose tipo fotografie, film, video, musica, ho qui davanti la lista, oppure fare teatro, fare danza, redigere un diario, un diario personale. La sorpresa è che, cifre alla mano, questo aumento di percentuali di persone che si dedicano a queste attività, beh, non c'è stato. Anzi, alcune attività, e guardo per esempio le fotografie oppure i diari personali, paradossalmente ci sono meno persone che nel 2008 tengono dei diari personali, malgrado i blog siano stati presentati come dei diari online. Ci sono meno persone che fanno queste attività, quindi in un certo senso non soltanto non c'è stata questa esplosione degli amatori, ma al contrario alcune pratiche culturali che erano delle pratiche amatoriali e che esistevano già in quanto pratiche amatoriali nel 1997, nel 2008, malgrado internet, non hanno subito questa enorme esplosione. Quindi già ridimensioniamo questa faccenda dell'amatore e se lo facciamo, se ridimensioniamo la categoria dell'amatore, la nozione dell'amatore, improvvisamente dobbiamo dire, allora, queste attività che noi svolgiamo online, che lo facciamo in quanto giornalisti o che lo facciamo in quanto semplici utenti di internet, a che cosa devono essere comparate? Ebbene, se non possono essere comparate a un hobby, l'unica maniera è assimilarle a un'attività lavorativa. E qui veniamo effettivamente a questo concetto che è una specie di spettro che si aggira nell'Europa da qualche anno, che è quello del digital labor. Digital labor, io lo dico volutamente in inglese perché è una nozione che è difficile da tradurre in italiano, in francese e in altre lingue. Digital labor, se lo traduciamo letteralmente, significa lavoro digitale. Però lavoro digitale, dice qualunque addetto alla segreteria di un'azienda, fa del lavoro digitale nel momento in cui accende il computer la mattina. Non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di quelle attività diffuse, banali, di pubblicazione e di contribuzione volontaria che ciascun utente di piattaforme che in Italia si chiamano i social, usando un termine inglese, quindi piattaforme sociali, lasciano online. Quindi in un certo senso c'è un numero crescente di persone che dicono in un certo senso qui abbiamo a che fare con un lavoro che è un lavoro come tutti quanti gli altri. E quindi dobbiamo imparare anche a cambiare la nostra maniera di guardare a queste piattaforme di pubblicazione sociale, non
considerandole più come dei media, ma considerandole come delle piattaforme di produzione di valore. E questo valore, attraverso come si manifesta? Questo valore si manifesta sotto forma di dati. Per noi sono foto che mettiamo online, per noi sono status di Facebook o insomma messaggini o commenti o like su Facebook, per Facebook questi si trasformano in dati, in una base dati, che loro poi possono rivendere, sfruttare e dali quali estraggono valore. Quindi vedete che c'è un cambiamento, una specie di transustanziazione, per usare un termine vagamente religioso, quello che noi facciamo. Quello che noi facciamo ogni giorno, in maniera diffusa, quotidiana, banale, si trasforma per i proprietari di queste piattaforme social in valore. Valore che effettivamente fa la ricchezza delle loro aziende e il successo dei loro servizi. Adesso chiaramente abbiamo citato già il caso dell'Huffington Post, perché l'Huffington Post è stato in Inghilterra, negli Stati Uniti, come in Francia e poi in altri paesi, oggetto di una class action, quindi i blogger si sono federati per intentare causa a Huffington Post per essere riconosciuti in quanto contributori e quindi messi sullo stesso piano dello staff. E naturalmente la risposta, la conoscete tutti, è di dire, boh, almeno per la Francia è stata questa, attenzione, dovete piuttosto essere considerati come degli editorialisti o dei contributori invitati, come quando c'è, non so, un politico, un economista, un professore universitario, si dice vuoi fare un commento su questo? Sì, tu scrivi il commentino, scrivi un tuo pezzo, non è remunerato perché giustamente ti stanno dando l'opportunità di dare visibilità alle tue teorie. Questa è, se volete, anche una maniera, certi la definiscono una trappola, la maniera anche un po' per motivare, che è data non soltanto al professore universitario, al politico, all'economista, ma attualmente è data a tutti. Qualunque blogger è attirato verso questo tipo di piattaforme da questa promessa di visibilità. Poi naturalmente bisognerebbe anche mettere un po' in dubbio l'effettiva visibilità. Per l'Huffington Post in particolare, se voi guardate alcuni studi recenti molto interessanti, che sono stati fatti con un metodo discutibile ma dopo tutto efficace, che è quello dell'eye tracking. Eye tracking significa che voi montate sul lettore una specie di apparecchietto che traccia i movimenti dei suoi occhi. Quindi voi potete sapere, quando lo mettete di fronte a una pagina internet, che cosa guarda per primo, quanto tempo si sofferma su, che so, il titolo, oppure i commenti, il flusso news feed, eccetera, eccetera. Per la Huffington Post è più o meno 43% sul titolone iniziale con immagine, poi c'è un altro 43 dovrebbe essere, no, insomma, un'altra quarantina o trentasettina piuttosto verso le highlights, quindi gli articoli, il resto, resterà il 10% probabilmente, va a guardare i blog. Quindi questa promessa di visibilità andrebbe già parecchio ridimensionata. Andrebbe parecchio ridimensionata e andrebbe giustamente trasformata anche in una prospettiva critica, perché la faccenda è questa: quando noi parliamo di labor, quando noi parliamo di lavoro, ma anche di insieme di persone che lavorano, non possiamo mai dimenticare che dietro ogni forma di lavoro ci sono delle forme di conflittualità. Ecco, questa è la parte che secondo me è interessante, e questa è la parte che è il lavoro da fare per i ricercatori, per i lavoratori in qualunque settore, che sia l'editoria, che siano i media, eccetera. Creare nuove forme di conflittualità, non per rompere la macchina del profitto, non per sabotare questo tipo di meccanismo, perché dopo tutto è un meccanismo che è mutualmente profittevole, l'abbiamo detto, ci guadagnano un po' tutti, ma per riuscire a cambiare la proporzione di guadagno, per spostare un po' di questo valore che è prodotto dalla parte dei produttori dei servizi verso coloro che sono i veri operai di questi servizi. Quindi, grosso modo, per redistribuire ricchezza da Zuckerberg verso noi, da Larry Page verso noi e così di seguito. Questo se parliamo naturalmente degli utenti di piattaforme generaliste. Poi naturalmente quando si parla di piattaforme di media, la situazione andrebbe complessificata ulteriormente, perché per esempio ci sarebbe un'altra faccenda, e questo se volete lo lascio piuttosto per la conversazione con voi e con voi due ancora, di mettere veramente in una prospettiva critica questa retorica della comunità
che è stata che è stato il cavallo di battaglia di tantissime persone, me compreso, voglio dire, faccio un'autocritica dopo 10 anni di cose scritte sulla comunità, su internet, questo spirito della comunità in realtà è forse la trappola che in realtà nasconde lo sfruttamento della comunità da parte dei proprietari di queste grandi piattaforme. Ci si crea oppure si vuole trovare un senso di comunità su una piattaforma di pubblicazione che dopo tutto è un'azienda come tutte quante le altre, e quindi in quanto tale va riconosciuto. Forse bisogna abbandonare e lasciare da parte questo vecchio sogno, io nel mio libro Le liaison numériques lo chiamavo il sogno dei sociologi, perché i sociologi vogliono vedere comunità da tutte le parti, vogliono osservare comunità, che bello, una comunità la posso comparare con la società, quella che invece vedo fuori dalla mia finestra, anche se poi in realtà se si ritorna indietro nel tempo, chi per primo aveva parlato di comunità virtuale nel 1991 era Howard Rheingold, che non era un sociologo, ma insomma piuttosto un esperto di tecnologie, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi dicevo, per concludere, riguardiamo le nostre retoriche, rimpariamo le nostre conflittualità, riconosciamo anche la parte di produzione di valore alla quale noi contribuiamo, e spero quindi di aver fatto un po' anche in questo caso la parte di quello con la magliettina di Mao. Voilà, grazie. Ma io provo un po' a sintetizzare da par mio, cioè da non sociologa, da nonna, da Mafe, quello che ci siamo raccontati finora, anche per portarlo poi alla distorsione, che forse è la cosa che ci interessa un po' tutti. Io continuo a pensare che quello che stiamo descrivendo sia un gioco a somma diversa da zero, cioè sia un gioco, dovevo dirlo, scusate, era una scommessa, non mi avrebbero lasciato cenare se non l'avessi detto. Sono 2 giorni che cazzeggiamo su Twitter su questa cosa, quindi, ma lo penso davvero, quindi a parte dietro le quinte in pubblico su Twitter. No, continuo a pensare che sia un gioco a somma diversa da zero, perché continuo a pensare che la possibilità di pubblicare il proprio pensiero o le proprie forme espressive liberamente e di farlo quasi gratuitamente sia un qualche cosa che rende legittimo anche il guadagno di Twitter, Facebook, Google, eccetera. Quello su cui invece mi interrogo e quello che mi preoccupa anche da attore di questo mondo, io nel 2006 ho creato con il blog di Grazia, quindi con un periodico e non un quotidiano, quindi un'informazione leggera, un'informazione non politica, ho creato un meccanismo che poi penso abbia contribuito anche a questa situazione, cioè il meccanismo di un blog collettivo in cui una persona veniva invitata come ospite per una settimana e poteva scrivere quello che voleva gratuitamente. Nel 2006 la situazione era molto diversa, anche perché essendo un blog femminile l'idea era anche quello di scovare le poche nascenti voci femminili in rete, e da quel punto di vista ha funzionato molto bene, ma comunque appunto la situazione tra editori, possiamo dire di vecchia concezione, quindi gli editori televisivi, gli editori di giornali, gli editori radiofonici, gli editori digitali, quindi Twitter, Facebook, Google, secondo me è molto diversa. Quindi per quanto riguarda gli editori digitali, io sento di ricevere quello che do. Sento che se domani chiudessero Twitter io perderei qualcosa di equivalente a quello che Twitter perderebbe se mi cancellassi io. E questo moltiplicato per milioni di persone fa una bella cifra. Penso che invece per quanto riguarda l'editoria tradizionale, le due parti in gioco, quindi i professionisti e gli editori, si siano un po' fossilizzati sulla parte peggiore dell'evoluzione digitale. Gli editori perché hanno preso di questo mondo di racconti e di bambini che si mordono su YouTube, di gattini e di gossip la parte peggiore, cioè il colonnino di destra dei quotidiani. Vi consiglio di leggere, se non l'avete fatto, il libro Il web e l'arte della manutenzione della notizia di Jumping Shark, perché è un libro bellissimo che racconta con molta classe, devo dire, la situazione dell'informazione italiana. Dico classe perché non è facile criticare con la leggerezza e l'eleganza che usa. Lui racconta molto bene questo mondo in cui per fare traffico, per aumentare i numeri, cosa necessaria ovviamente per un editore, si prenda la parte peggiore della rete, quindi non la parte di valore, non la parte di interesse, non la parte di competenza, ma la parte di morbosa, come è stato appunto definito.
dal punto di vista dei professionisti, io continuo comunque a trovare delle colpe anche in chi cerca di fare una professione del suo sogno, cioè quella di fare informazione, perché da un lato ci si rimane convinti che l'unico modo per fare bene informazione vivendo di questo sia essere assunti da una testata. E questa è una cosa che io nel mio mondo, io ho 43 anni, quindi io non l'ho fatto né il 68 né il 90, e continuo a pensare a Bianciardi che va via da Feltrinelli perché non vuole timbrare il cartellino e non sopporta la monotonia della vita. E io ho fatto sempre delle scelte personali di rifiuto del lavoro strutturato, del lavoro dipendente, quindi questo bisogno di questa equazione tra fare bene il giornalista, fare bene informazione guadagnandosi benissimo da vivere, quindi sia chiaro che il mio obiettivo è quello di guadagnarmi da vivere, questa equazione tra questo percorso di carriera e l'assunzione sia un qualche cosa, un piccolo incidente storico, cioè un qualche cosa che a me piacerebbe che fossimo tutti non dei precari dell'informazione, ma degli orgogliosi lavoratori indipendenti che fanno un'informazione diversa da quella che fanno gli editori, anche perché a 3 euro al pezzo, 5 euro al pezzo, come sappiamo tutti molto tristemente, non ci si guadagna da vivere, non si va da nessuna parte, quindi non è, cioè è come se stessimo mettendo tutti la testa nel cappio del boia, dicendo voglio lavorare, voglio entrare in questo mondo, pur di farlo mi sottopongo per anni a quello che è un ricatto che non dovremmo accettare, quindi a questo punto... Questo è un triplo carpiato perché la più marxista di tutti sono diventata io, e questo veramente, povero Antonio, tornerà a Parigi urlando dal... No, scusate. Capo con spazio. Sì, questa... Ma... E c'è questa, quindi c'è questa doppia perversione per cui da un lato l'editoria che prende il peggio di quello che viene pubblicato in rete, dall'altro noi che vorremmo fare informazione, che conosciamo bene nuovi media, che però vogliamo disperatamente farlo solo all'interno delle vecchie dinamiche della redazione dell'editoria. Ecco, in tutto questo a me sembra ci stia sfuggendo qualcosa, che questo qualcosa sia una forma di sindacalizzazione nuova, moderna, qualcosa che sia un mondo in cui tutti quanti noi siamo non dei microimprenditori, perché nessuno deve essere obbligato all'imprenditoria, ma dei liberi professionisti, liberi davvero. Cioè le libere professioni sono dette professioni nobili, non c'è niente di male nell'essere liberi professionisti, c'è molto di male nell'essere non pagati o sottopagati, perché a quel punto è molto più onorevole, è molto più libero rinunciare piuttosto che prendere 3 euro a pezzo, 5 euro a pezzo, che è veramente una cosa che non si può sentire, non si può pensare. Allora volevo appunto a questo punto sì aprire la discussione a tutti voi, perché scendendo un po' dalla descrizione, che è importante, molto importante capire il contesto che ci ha portati a questo, però capire da un lato perché tutti quanti sogniamo di andare a fare il colonnino morboso di una testata nazionale, perché poi è quella alla fine che facciamo come social media editor nel momento in cui ci troviamo, perché le logiche sono quelle del traffico e sono quelle dei numeri, e quindi ripasso a questo punto la parola o a destra o a sinistra, o mi piacerebbe di più davanti. Io volevo soltanto chiedere una cosa, ho l'impressione che se Antonio Casilli ha ragione dicendo che ogni lavoro, labor, porta in sé il seme del conflitto, io ho la sensazione che stiamo cercando di fare le fette senza che ci sia la torta. Cioè la mia domanda è, stiamo parlando di rivendicazioni, di diritti, di identità, di collaborazioni, eccetera, in un mondo in cui a oggi non esiste un modello di business che tiene in piedi una roba editoriale qualunque, che non sia, ovviamente con delle eccezioni, una rendita di posizione dovuta a un grande prestigio internazionale. Voglio dire, il Financial Times riesce a mettere i famosi cancelletti, se mi passi il termine, e a restare in piedi. L'Economist riesce a virare modello e in qualche modo a rimanere l'Economist in questo marasma. Ma in generale non c'è un modello di business vero, mentre la sensazione è che ci siano migliaia di modi di creare valore, ma ad un'unica condizione, di non applicare le categorie precedenti, no? Allora aggiungerei semplicemente un tassello: non soltanto gli editori prendono il peggio della dinamica dei gattini e del colonnino morboso, non soltanto noi vogliamo essere wannabe dead journalist,
parlo in termini economici, ma anche stiamo a magna a una tavola che è da solo da sparecchiare. Allora mi chiedo, datemi un po' di ossigeno, voglio un modello di business ora. No, da noi. Sono venuto apposta da Cagliari, voglio oggi un modello di business che tenga in piedi l'editoria. Mi raccomando. Casilli. Casilli no, che è marxista. Sì, su. Ah no, vabbè, posso dire due cose. Sì, questo... Il modello di business non lo sappiamo. No, il modello di business, sì, questo è uno dei problemi. Diciamo che adesso stiamo costruendo questa nuova narrazione per cui il modello di business in Italia da qui in avanti è il paywall, no? Stiamo ricostruendo questa cosa, per cui Repubblica arriverà tra un po' a dopo aver fallito già nel proporlo, eccetera. Vedrete costruire una narrazione nei media in cui si dirà, no, il modello è che prima abbiamo vissuto nella gratuità dei pezzi, ma non è giusto perché i giornalisti e quindi adesso vi faremo pagare i pezzi. Quindi preparatevi, diciamo, questa è la narrazione che nei prossimi mesi verrà sviluppata. Oppure ci sono altri tipi di narrazione, mi viene in mente Sole 24 Ore, tanto per fare dei nomi, dice no, il modello è l'abbonamento su un affare tipo l'iPad, eccetera, per cui noi abbiamo creato una nuova newsroom in cui abbiamo messo insieme tutti i giornalisti, i vecchi e quelli digitali, perché era brutto tenerli in stanze separate, anche perché alcuni stavano al freddo, li abbiamo messi tutti insieme, un po' si adattano reciprocamente e produciamo per gli abbonati un quotidiano che si aggiorna di momento in momento, che si chiama internet questa cosa qua, no? Che si aggiorna di momento in momento. Il problema è, ma per quanti abbonati? Cioè è bello, lui dice i nostri abbonati sono già tantissimo, ma è un numero di abbonati che non farebbe reggere nessuna testata che non avesse dietro la pubblicità o altre cose, quindi non è un modello di business. Oppure abbiamo un altro modello di business che è quello presentato ieri, credo, e con cui ho discusso online, di articolo 36, che dice noi nasciamo nuovi, scriviamo solamente online e diciamo che vi facciamo pagare i pezzi, ma ricompensiamo chi, come dire, partecipa attivamente in quanto lettore, no? Diamo dei modelli di credito perché se tu share le nostre notizie hai dei crediti e quindi puoi leggerti poi i pezzi, no? E io ho detto vabbè, ma allora anche per chi commenta, no? Per chi tagga, per chi, come dire, mette su Delicious qualche cosa, perché dopo il modello deve essere iperframmentato. Cioè il problema è, e non credo che sia un'uscita, o riconosci un sistema di valore all'interno, per cui tutti quelli che partecipano alla composizione di un contenuto in questo flusso vengono ricompensati in qualche modo, e ci sono dei progetti che stanno partendo anche per tracciare fino alla minima cosa, ma è una specie di delirio, è l'occhio di Dio, insomma, che guarda, no? Oppure la solita la pubblicità, per cui coronino morboso, tanta gente che clicca su Belém e in qualche maniera non importa se leggono o meno le notizie. Oppure quello invasivo, mi è mai capitato di aprire, non voglio fare nome, sono tutti qua tanto, di aprire un qualche tipo di pezzo, ti compare un mega schermo, un'automobile con la pubblicità e di solito c'è una X che non serve veramente per chiudere ma il box, ma ti porta all'interno del contenuto, anche cercando di depistarti per tenerti più a lungo possibile all'interno, e non sto scherzando, no? Non sono modelli business. Oppure anche tanto giornalismo online, anche testate più o meno, o aggregatori nuovi nati online che si reggono al momento perché hanno per 3 anni alle spalle un finanziamento di sperimentazione. Il problema è quando diventano adulti, cioè il problema del modello di business è molto forte. E quindi dirò una cosa provocatoria, secondo me reggeranno solamente le testate di informazioni che verranno finanziate dai brand privati. Cioè immagino che Barilla farà una sua testata di informazione. Ovviamente fuori dalla provocazione, probabilmente legato a contenuti importanti per lei che non siano la pasta, no? Ma che siano ad esempio il problema della fame del consumo, no? Oppure qualcun altro, può essere le telecomunicazioni che si occupano di green, cioè immagino che per esempio quello sarà uno dei canali possibili verso cui andremo, che è una cosa che ci può terrorizzare, quello che vi pare, però io conto sempre nella molteplicità in qualche maniera, e allora lì c'è bisogno di fare informazione fatta veramente bene. Uno, perché sei un brand non ti puoi sputtanare, quindi devi essere ancora più credibile di una testata. Esagero, il giornale se lo può permettere, Barilla no, di dire certe cose, nel senso che sei veramente sotto il fuoco. Credo che quello sarà uno dei modelli che vedremo emergere. Abbiamo visto i primi balbettini anche in Italia, piccole cose, però lì ci sarà posto anche per i nuovi giornalisti. Oppure l'altro territorio è, penso al giornalismo, non so, pensate al giornalismo culturale. Il problema non è scrivere sulle pagine culturali di una testata, ma essere un giornalista culturale
che si lega moltissimo, come dire, alla dimensione del territorio, agli eventi, cioè con un grado di performatività completamente nuovo nella produzione di contenuti, che è meno rassicurante, diciamo, no? Però tanto non stiamo più dentro le mura del quotidiano, no? Dentro le quattro mura, e la sfida è molto forte. Certo che dirlo, come dire, per chi deve entrare nella professione, credo che sia problematico. Giovanni ha coperto la parte business model, se volete vi parlo della parte sindacalizzazione, ma è meglio che la... Sì, intanto complimenti a voi e complimenti all'organizzazione, che fa delle cose molto più interessanti di quanto si scrive e scrivono prestigiosi giornalisti su Twitter in questi momenti e nelle scorse ore, insomma, anche per un po' farli arrivare un po' per terra e far ridimensionare la capacità di fare opinione intorno a determinati argomenti. Io ho scoperto oggi, mea culpa, Alberto Casilli, e mi sembra che sia molto, che molto... mio fratello. Antonio. E volevo fare due domande a voi, entrambi, Giovanni, e anche a Maffe lo stesso, intorno alle cose che avete detto. Una, che è un dubbio che mi viene un po' da tempo, da anni ormai, un po' naif se si vuole, che però ha a che fare un po' con il carattere capitalistico di tutte le cose che facciamo noi in rete. Cioè, mi sono sempre chiesto, non è che per bloggare, twittare e comunque utilizzare tutto questo tempo ricchissimo per noi e molto arricchente, poi c'è bisogno di un benessere di fondo, come dire, alle spalle molto forte, cioè vivere in una fetta di società e in una parte di mondo molto peculiare. In più, cioè il culto dell'amatore, al di là di, insomma, di quello che ha detto Andrew Keen, che non ci piace, che ci sembra un po' anche datato, il fatto che noi ci possiamo permettere di fare i dilettanti, con tutto anche la qualità di questo, tra virgolette, lavoro, dipenda dal fatto che ce lo possiamo permettere, noi italiani in particolare, perché abbiamo alle spalle, come dire, dei genitori o dei nonni addirittura ormai, che hanno fatto parte di un momento storico, gli anni 50 e 60, che ci permette adesso di sopravvivere, sia diciamo analogicamente che nell'universo digitale. Prima questione, ecco, diciamo, il terzo mondo, il mondo diciamo che non divide la propria vita tra hobby e lavoro, per dire, vive molto meno, ma non è una, come dire, un discorso diciamo scientifico più che moralistico, è il mio, non frequenta questa domanda, uno. Altra questione diciamo che vorrei porvi è rapidamente se secondo voi esistono sperimentazioni di tutela del valore collettivo prodotto per esempio sui social network attraverso appunto la produzione collettiva di valore della quale avete parlato poc'anzi, attraverso i commenti, condivisione e via dicendo, di tutto questo, che vanno al di là del, per esempio, del Creative Commons, cioè della tutela dell'individuo produttore, perché in quella modalità ancora c'è, diciamo, il riconoscimento dei diritti a un autore. Ecco, se stiamo dicendo, come stiamo dicendo e come avete detto benissimo voi poco fa, che l'autore in questa dimensione è molto più problematico, perché, diceva Giovanni, ma se io condivido, se io taggo, se io commento, in fondo non sono anch'io parte di quella produzione di valore e quindi produzione anche in minima parte di capitale della quale usufruisce Zuckerberg? Ecco, esistono, la mia domanda è, esistono, come dire, sperimentazioni in questo senso? Grazie. Posso andare? Allora, ringrazio per questa triplice o forse quadruplice domanda. Diciamo che ci sono alcuni elementi che mi sembrano molto più interessanti. Prima di tutto è il nostro posizionamento in quanto lavoratori cognitivi, dopotutto, rispetto alle generazioni precedenti. Io direi che c'è una differenza di base, che è una differenza di temporalità del lavoro. Se noi consideriamo la classe operaia, questo bel mito moderno, o insomma, voglio dire, mito delle origini, ecco, questa classe operaia era caratterizzata da una strutturazione del tempo di lavoro molto precisa: 8 ore di lavoro, 8 ore di riformazione del lavoro e 8 ore di sonno.
più o meno era questo, quindi era quello che stava scritto nel retro degli orologi dei sindacalisti dell'inizio del Novecento. Vogliamo, era una rivendicazione, 8 ore per lavorare, 8 ore per istruirci, 8 ore per dormire. Adesso guardiamo la nostra vita attuale di lavoratori cognitivi nel contesto attuale del 2013, dominato da presenza di media digitali. Non esiste più. Ci sono 24 ore, 24 ore, 24 ore nelle quali noi siamo costantemente sollecitati, invitati a lavorare, a contribuire. Questa economia della contribuzione digitale è un'economia che è 3 volte 24 ore. Quindi non c'è un momento preciso in cui lavoriamo soltanto, non c'è un momento preciso nel quale ci istruiamo soltanto, non c'è un momento preciso nel quale ci riposiamo soltanto. Quindi prima di tutto mi sento di essere d'accordo con una serie di colleghi che hanno detto: scordiamoci del work, scordiamoci di questa idea del solo lavoro, parliamo di un'altra cosa che è una forma ibrida di work and leisure, cioè lavoro e hobby, oppure lavoro e divertimento, quindi parlano di leisure. Questo è Dalton Conley, che è un sociologo americano, che parla di queste cose, oppure altri che parlano di playbor, quindi play and labor, gioco e lavoro al tempo stesso. E via di questo passo. Ma allora, giustamente, se questa è la situazione, se siamo di fronte a questa temporalità, la temporalità per la quale mi sveglio la mattina e prima ancora di farmi un caffè vedo che cosa hanno detto su Facebook o Google qualche cosa, la temporalità nella quale non c'è un tempo morto, nel quale non sto contemporaneamente producendo e ricreando lavoro in una maniera o nell'altra, quali sono le forme e le sperimentazioni attuali che vanno nel senso di una tutela dei diritti di questi lavoratori che sono qualcosa di più di semplici lavoratori, perché sono lavoratori e obbizzatori anche, insomma, voglio dire, di queste forme ibride? Beh, ci sono alcune persone che stanno portando avanti delle sperimentazioni molto classiche. Allora, Maffei diceva quali sono le forme di sindacalizzazione. Sì, ci sono delle forme di sindacalizzazione digitale, si parla di network unionism, vi consiglio di ricercare su Google, se non la conoscete, Tiziana Terranova, che è una ricercatrice italiana che lavora sul network unionism, cioè come gli utilizzatori di Facebook, per esempio, creino delle associazioni per la difesa dei consumatori, o come si mettano in atto delle class action, tipo questa della Huffington Post, di cui abbiamo già parlato a più riprese. Altre forme di tutela, perché considero questa una forma dopo tutto piuttosto di retroguardia, altre forme di tutela più adatte al contesto attuale, beh, anche queste le abbiamo un po' evocate, sono quelle che hanno a che fare con le licenze, che implicano anche delle forme di remunerazione della pubblicazione online. Allora, per esempio, il Creative Commons, oppure l'open access, non ci scordiamo che anche se sono solitamente associate nella nostra mente a delle forme di gratuità, l'open access non è una forma completamente gratuita. Prima o poi con l'open access bisogna trovare una qualche maniera di pagare almeno le forme di base di, che ne so, mettere in forma editoriale un testo, distribuirlo. Qualcuno paga alla fine e quindi qualcuno è remunerato alla fine. Quindi questa è un'altra maniera. Lavorare sulle licenze è una maniera di portare avanti una tutela di questi lavoratori strani che siamo noi. E un'ultima, che è quella sulla quale personalmente punto tantissimo, perché la considero un oggetto di studio importantissimo e soprattutto da un punto di vista di una scommessa politica, la forma di conflittualità che diventerà la più visibile e quella che avrà più impatto, ebbene, sono delle forme di conflittualità che non sono più riconoscibili in quanto forme organizzate, sono le forme che hanno a che fare con la microconflittualità online. Il trolling, cioè le persone che vi fanno dei commenti terribili, che vi fanno cadere giù degli interi server, il faking, cioè le persone che mettono online delle false notizie che fanno crollare la borsa, come è successo 2 giorni fa, oppure altre forme di conflittualità diffusa, tipo per esempio i pirati informatici, quelli che si chiamano i pirati informatici, quelli che fanno piratage informatico, ecco, queste forme qua sono delle forme che per me sono equiparabili al sabotaggio o al luddismo del XVIII e XIX secolo, e che hanno una connotazione politica e che sono portatori di una possibilità di cambiamento, non dico di tutela nel senso classico politico del termine, perché in un certo senso questa tutela sindacalista, ecco, questa sindacalista proprio classica, antica, era legata soprattutto al fatto che noi ci immaginavamo di stare dopo tutto in uno spazio pubblico, una sfera pubblica alla Jürgen Habermas, cioè sarebbe a dire uno spazio di conversazione democratica nella quale abbiamo
delle organizzazioni riconoscibili che portano un discorso chiaro. Non è più il caso, non è più la nostra situazione attuale. In questo momento lo spazio pubblico, la sfera pubblica, è esplosa e viviamo in un momento di frammentazione, e siccome viviamo in un momento di frammentazione, le forme di tutela, le forme di rivendicazione e le forme di conflittualità sono micro, sono piccole, sono irriconoscibili. L'ultima cosa, e poi ricominciamo, rilasciamo la parola agli altri, è vi do questo esempio: Mechanical Turk di Amazon. Non so se voi conoscete questo servizio, che è assolutamente geniale per la sua diabolicità. Il principio è questo: è un crowdsourcing di task, di compiti estremamente semplici e banali, che sono talmente semplici e banali, ma al tempo stesso talmente fini, che gli algoritmi non possono farli. Per esempio, mettere in ordine una playlist di canzoni, oppure il contenuto di una foto. Voilà, di che cosa parla questa foto? Chi riconoscere cose o oggetti nella foto? Sì. Taggare contenuti. Sono delle cose noiose, dopo tutto, che gli algoritmi non sono capaci di fare, perché non abbiamo degli algoritmi abbastanza sofisticati. Quindi che cosa fa Amazon? Inventa un servizio che si chiama Mechanical Turk, nella quale se io sono un'azienda e ho da classificare 150 foto e metterle in un certo ordine che solo gli esseri umani conoscono, outsource o crowdsource questa... Non è l'italiano, che lingua parlo non lo so più nemmeno io. Boh, insomma, faccio il crowdsourcing di questa funzione e alcune persone accettano e vengono pagate 10 centesimi, 20 centesimi, pochissimo, però voglio dire, se tante persone lo fanno tante volte, naturalmente io azienda ci guadagno qualcosa perché ho un servizio, e io lavoratore, se lo faccio, che ne so, 5 minuti al giorno, alla fine del mese riesco a farmi una piccola... come un complemento in busta paga. Allora, è una forma di lavoro. Questo è digital labor diffuso, banale, semplice, cioè classicissimo. Che come si manifesta la tutela dei lavoratori qui? Si manifesta attraverso, per esempio, dei forum rumeni o pakistani che si organizzano per fare delle truffe a Amazon Mechanical Turk, cioè praticamente loro si mettono d'accordo per dare dei falsi servizi, per taggare male le foto, per organizzare delle playlist un po' di qualità substandard, per così dire, intascare i soldi, raggruppare i soldi e metterli da parte. Che cos'è questo? Pirataggio, truffa, oppure questa forma di conflittualità, questa forma di microsabotaggio che iniziamo a vedere? Queste per me sono delle forme interessanti, sono delle forme inattese che non si conoscevano precedentemente, che sono specifiche a questo tipo di contesto digitale. Ho completamente tappato la conversazione. No, forza. Sì, perché siamo in streaming per... No, non in streaming, perché e questo vi è offerto da... Non c'è anche una distorsione nel rapporto tra virgolette, i prodotti dal basso, cioè anche, ad esempio, ci sono molti contest che si organizzano per avere dei contenuti, io parlo in particolare di filmmaking, no? In cui si richiedono dei contenuti, e però si richiede un livello medio-alto comunque di questi contenuti, però pagato comunque come se fosse una cosa venuta dal basso. Lo sanno tutti, non è che sto rivelando chissà che, però nei contest molto spesso vengono chiamati dei filmmaker, tra virgolette, un po' più bravi, che fanno i contenuti prima per comunque ravvivare un po' il contest, per poi anche avere altri tipi di contenuti. Questa è un po' una forma di distorsione che rientra un po' nel discorso che diciamo anche lei prima, cioè perché si cerca di entrare in un gruppo più grosso, cioè perché si cerca il lavoro fisso, perché è difficile poi riuscire a fare il freelance tutta la vita se ci sono... Se veniamo messi uno contro l'altro da un certo punto di vista, io pure sono freelance, da questo punto di vista mi ci metto dentro, cioè alla fine ci scanniamo noi a fare dei prodotti di altissimo livello, però comunque con una paga bassa, e questa è un po' una distorsione del business plan di cui parlava anche lui prima. Sì, tra l'altro personalmente ritengo che sia anche improprio parlare di crowdsourcing per piattaforme come quelle dove appunto tu pubblichi un video, dove fai un lavoro professionale messo in concorrenza con altri, perché sono più marketplace ad asta, se vogliamo, dove il crowdsourcing sano è quello spontaneo, cioè c'è una quantità di persone che spontaneamente fa qualche cosa, e se questo qualcosa è di un qualche valore viene appunto valorizzato e ripreso. Quindi sono assolutamente d'accordo nel considerarlo una distorsione, anche in alcuni casi un banale tentativo di pagare meno quello che succede. Per quanto riguarda la difficoltà di avere insomma,
tenore di vita, uno stipendio dignitoso come freelance, io ho notato una cosa interessante, anche se su piccolissimi numeri, però ve la racconto lo stesso perché può essere così di ispirazione. Io conosco tantissime persone, sempre in percentuale, quindi tipo 7. Che sono? Che avevano un altro lavoro, che sulla base del talento messo in rete sono state assunte a tempo indeterminato in una testata giornalistica e che nel giro di mesi e anni hanno deciso di dare le dimissioni perché in base al loro talento guadagnavano di più e lavoravano meglio come freelance. Ora, a parte la battuta del numero, però comunque esistono. Cioè non è un momento, come dicevo prima con Antonio, di mercato bloccato. Cioè esistono, sono intorno a noi, cioè ci sono persone che sono state in grado di arrivare a affermarsi facendo questo, prendendo questo ascensore sociale, non tempo. Esiste ancora l'ascensore sociale e che è per pochissimi. Allora il punto è per pochissimi perché c'è pochissimo talento e per pochissimi perché molti cercano di fare il vecchio percorso o non lo so, cioè questa per me è una domanda aperta. Quello che è evidente è che il vecchio percorso non c'è più. Cioè il tentativo di fare come si faceva un tempo c'era al New York Times, stavo leggendo un romanzo qualche tempo fa che parlava appunto della gavetta al New York Times che era fare il fattorino e là si diceva se tu nel giro di un anno non riesci a entrare nelle grazie di un redattore che ti chiede di scrivere un pezzo o fai il fattorino tutta la vita o lasci perdere. Ecco, qui siamo in una situazione in cui facciamo il fattorino tutta la vita in molti casi, ecco. Perché scrivendo, vogliamo scrivendo un pezzo tra l'altro scrivendo e scriviamo anche un pezzo voglio dire, mentre facciamo twittiamo cose interessanti sul nostro fare il fattorino e quindi cioè c'è un sistema bloccato e siamo qui per cercare di capire come uscirne. Se posso aggiungere, questa era una cosa in realtà che era molto interessante, il vecchio percorso, se esiste ancora. Se ci pensi, ci sono sempre state tradizionalmente nei lavori industriali delle sezioni della forza lavoro che avevano questo tipo di privilegio, che avevano questo tipo di forza contrattuale. Anche gli operai classici, quelli del XIX secolo, voglio dire, esistevano gli operai non specializzati, che erano appunto il proletario di base o il lumpen proletariat, ma poi c'era anche una categoria speciale, in Francia si chiamavano les sublimes, immaginate che nome assolutamente poetico, gli operai sublimi, chi erano? Erano degli operai che erano talmente specializzati che potevano loro scegliere con chi andare a lavorare per quanto tempo e con che remunerazione. Erano dei lavoratori su progetto che erano un po' la nobiltà della classe operaia. Adesso la faccenda è sempre di vedere, sempre di chiedersi che percentuale rappresentano. 7 tu hai detto, va bene, ok, poco importa, quello che è importante vedere è rispetto al XIX secolo, la situazione attuale ha fatto cambiare la proporzione di questi sublime? Siamo, come diceva un collega sociologo francese, tutti sublime adesso? In un certo senso questa è la promessa, questo è quello che ci viene annunciato, potete essere sublime, potete scegliere, siete freelance, potete scegliere, assolutamente, scegliete voi il progetto, scegliete voi il momento in cui lavorare. Poi non è completamente vero, perché non scegliete voi il progetto, ve lo rinquadra il cliente, non scegliete voi il momento in cui lavorare, perché vi danno soltanto una scadenza, ma poi sostanzialmente, per dirla, insomma, ve la dovete gestire voi, soprattutto non scegliete voi la remunerazione, perché questa è la cosa chiara. Quindi ci troviamo forse di fronte a delle forme di precarizzazione che sono molto più spinte, molto più forti di prima e soprattutto di precarizzazione cognitiva, quindi qui riprendiamo questa nozione che era stata evocata, che in realtà è una nozione inventata da Alvin Toffler, che certamente non era un marxista, e che è la nozione di cognitariato. Cioè sarebbe a dire di precario delle professioni intellettuali. Questa è una nozione che lui aveva inventato nel 1983, un po' una burla, un po' una butade che aveva fatto, mai si sarebbe immaginato che ci sarebbe stato un recupero di questa nozione da parte di tanta parte della critica marxista e che attualmente c'è perfino una rivista universitaria marxista che si chiama Cognitariat, voilà, che è stata appena creata. Però insomma, voglio dire, è di attualità, è una cosa che si vede, che sembra essere molto più forte adesso. Io volevo solo mettere in discussione un punto, cioè il punto che non decidiamo noi la retribuzione, perché sempre qui siamo nell'ordine del contare sulle dita della mano, però
5 di quei 7. No, io 3 anni fa mi sono incazzata a un certo punto perché mi invitavano sempre a parlare ai convegni gratis, spesso a mie spese, e ho detto vabbè, non ci vado più. Ovviamente escluso il Festival del giornalismo, ci sono delle eccezioni. Per cui si va infatti sul mio sito c'è scritto non parlo gratis ai convegni tranne rarissime eccezioni, e questa è una di quelle in cui anzi sei felice se 7. No, ma ho detto, mi sono scocciata, perché comunque andare a parlare in pubblico è una cosa sì piacevole, però anche faticoso, va via tutta la giornata, c'è un po' di ansia, soprattutto dopo, quando si leggono i tweet, eccetera, eccetera. E ho scritto un post dicendo non lo faccio più se non mi pagate. Hanno iniziato a pagarmi, non sto scherzando. Cioè, ho iniziato a ricevere delle mail in cui mi dicevano vieni a, il gettone è, e ovviamente il gettone non è 5.000 euro, però no, in alcuni casi era un gettone molto piacevole, ma ovviamente un piccolo gettone, ma comunque hanno iniziato a pagarmi. Altro caso, blog molto seguito su una testata femminile che io davo per scontato fosse retribuito, dico alla blogger, la blogger mi chiede aiuto e mi dice ma mi devono rinegoziare il contratto, che cosa faccio? Dico e quanto prendi adesso? Niente. Chiedi qualcosa. Nel giro di 2 mesi lei si è trovata in mezzo a un continuo aumento delle offerte tra la testata in cui era un'altra, e a questo punto lei non solo è pagata ma ha 3 blog pagati, e una sera a cena mi fa candidamente ma sai che da quando ho chiesto di essere pagata mi pagano? E vi assicuro che non è una barzelletta, cioè non è una battuta, molto spesso siamo noi a decidere che non verremo pagati, soprattutto noi donne, scusate, parlo, guardo la metà femminile, siamo noi a... No vabbè, è una cosa... Ho guardato le sue reazioni... Cioè, è una cosa credo anche abbastanza documentata dalla sociologia, il fatto che noi donne molto spesso siamo le prime ad aver timore, a svalorizzare quello che facciamo, a non chiedere, a non trattare, a non rilanciare. Quindi è chiaro che il non gestiamo noi la retribuzione è vero, nel senso che se ti dicono 5 tu gli dici 500, non funziona così. 500 è Bill Clinton, 500 sì. Euro, sì, no, parlavo di euro, ma in moltissimi casi... Ovviamente nessuno ti propone di essere pagato se tu non chiedi di essere pagato, quindi un primo invito è chiedete di essere pagati, perché in alcuni casi funziona, sì. No, invece volevo spezzare una lancia contro chi entra nella professione, cioè i giovani. Una lancia contro. Sì. Perché il problema è questo, scuola di giornalismo, nel momento in cui entrano 40 ragazzi, se 20 non hanno un account Twitter, questa cosa è grave o no secondo voi? Uno dice no, perché voglio entrare, no. Cioè il problema è che ora, o ci rendiamo conto che il mondo è cambiato o non ne usciamo, perché il problema non è la tecnica, il problema è come dire, cioè la maggior parte dei processi di cui abbiamo parlato adesso è in pubblico, cioè la differenza è semplicemente quella. Molte selezioni sono in pubblico, nel bene o nel male, no? Molte forme negoziali sono in pubblico, molti conflitti sono in pubblico e vanno gestiti pubblicamente. Cioè tutto quello che prima era nel back office, dentro le redazioni, no? Nella preparazione del pezzo, oggi si vede sempre di più ed è sempre più esposto in pubblico. Quindi è un problema anche di assumersi, come dire, la responsabilità di stare in pubblico e di imparare di stare in pubblico. Che secondo me è un punto discriminante, anche perché il lavoro di tipo tradizionale non c'è più il lavoro di una volta, cioè prima il lavoro era, in senso proprio moderno, il lavoro era socialità, era identità, no? Questa roba è relazioni sociali, no? In qualche maniera tu eri il lavoro che facevi, no? Oggi questa cosa si è spostata da un altro ambito, per cui è per quello, come dire, che le forme di identità, di relazioni sociali si sono spostate in quell'altra parte dove facciamo un lavoro, se volete anche un consumo produttivo, cioè lavoriamo nell'intrattenimento, nel leggere l'informazione eccetera, perché quella roba lì, cioè le relazioni, io ribadisco, secondo me sono le relazioni sociali che costruiamo, è abbastanza vero quello che dice Maffe, cioè io ho visto molte, in questo caso ragazze, poi più che ragazzi, che uscire dai corsi e trovando lavoro perché li chiamavano per come le conoscevano online. No? Perché tu devi fare un curriculum su LinkedIn, adesso sembrano sciocchezze, cioè in qualche modo non è che esiste un mondo qua e poi esiste il mondo del lavoro là,
cioè sei già all'interno, come dire, di una realtà in cui le opportunità e le relazioni stanno crescendo in un altro modo, no? E questa cosa qui è anche una sfida personale, molto molto forte, cioè non c'è solamente il Prozac per uscire dalla... cioè, ci sono, perché questa cosa, o la prostituzione, questa cosa ovviamente ti schiaccia, cioè tutto quello che prima in qualche maniera erano delle forme di garanzia, no? Tipo il lavoro, no? Che adesso non è garantito in modo più assoluto, si schiacciano su di te, no? Il problema è come ne esci, cioè in qualche maniera che tipo di valore trovi dentro per uscirne. E secondo me le relazioni sociali, cioè che sono il vero capitale contemporaneo, possono costruire questo tipo di dimensione. Cioè il tuo valore si sta costruendo anche da un'altra parte, no? Anche la tua capacità di gestire i conflitti o di produrre i conflitti. Adesso è una buttata, no? Ma pensate quanti hacker vengono assunti dalle multinazionali, no? Che è un po' il cortocircuito di questa cosa del capitale, tranne quelli italiani che non sono hacker, come è ben noto. Questa è una battuta con lui, no? Abbiamo degli pseudo hacker sempre in Italia che però insomma... Ah, ok, il cane che mi ha rubato il coso. Esatto, che sono sette. Continuiamo? No, sì, dai. Non abbiamo risposto alla sua prima domanda, la prima domanda di Alessandro, che poi ci fa i tweet cattivi, lui è pericolosissimo. Quella del terzo mondo? Sì, quella dei first world problem. No, ma te... No, prendiamo magari due o tre domande insieme, non so cosa sì. Se ci sono due o tre domande, se no vieni. Se no diamo il microfono a Gallizio, così siamo. Che deve fare il pippone. Mi avete convinto. Di cosa? Di tutto questo che avete detto. Però, io sono un giovane, ho 30 anni, giovane giornalista, io... adesso studio Master Internazionale Giornalismo alla City University di Londra. Ho dovuto lavorare 10 anni in una lavanderia per mettere da parte le 9.000 sterline per questo Master molto importante, e mi stanno dicendo non c'è lavoro. Perché? Perché io ho altri 89 colleghi ricchissimi, che mi dicono vado in Tanzania a fare un reportage, poi provo a venderlo ad Al Jazeera. Ma scusa, quanto ti costa? Vabbè, poi vedo, magari riesco a trovarlo. I work placement, fanno work placement alla BBC, in India, per mesi, gratis. Io non me lo posso permettere. Parlavamo dell'asticella che si sta alzando, però è un'asticella che si sta alzando in tutti i sensi, sia dal punto di vista qualitativo, sia anche appunto pratico. Il giornalismo non sta diventando, forse già lo era, ma insomma lo sta diventando ancora di più, uno sport per ricchi. Vai. Oh no, non sai cosa hai scatenato. Mi ero ripromesso di non parlarne, ma... Si alza da un punto di vista tecnico, ma a dire il vero da un punto di vista qualitativo non mi sembra che si alzi, sì, ma anche da un punto di vista di giornalismo professionale, anzi, insomma, comunque. Tu dici è rimasta bassa? No, si abbassa, secondo me, proprio, trovo che sia non buona. Però sapete che poi se parlate fra di voi qui si sente. No, avete, cioè, sicuramente hai ragione, una battuta sull'asticella. Siccome io però non so qual è il giornalismo, cioè se tu dici quello della carta stampata, no? Cioè il mio modo personale di informarmi e di arrivare all'informazione oggi è veramente molto molto diverso, per cui trovo delle cose fulminanti di giovani colleghi, di quelli che sono giornalisti precari, che io seguo perché sono una miniera
molto forte e magari non leggo il quotidiano di carta, cioè, quindi è un problema anche poi di selezione nel futuro. So che è una brutta cosa, però la carta sporca le mani, rischi di tagliarti, ci sono una serie di controindicazioni, è una battutaccia sul digitale. No, invece, mi ero dimenticato, il giornale, il costo. Ora, è difficile, no? Esistono anche, anche lì si sta lavorando su dei modelli, cioè ad esempio quello del crowdfunding, no? È possibile produrre un progetto che qualcuno ti finanzi? Le cose sono molto strane, veniamo da un'esperienza italiana abbastanza recente, che nel bene e nel male, che conoscete tutti, che è quello di Tigella, Claudia Vago, che ha messo la sua disponibilità a fare un servizio su Occupy Wall Street da Washington, eccetera, e ha trovato il finanziamento totale di copertura in quante ore? Pochissime ore, un giorno e mezzo, che è stata finanziata da persone, è stata persone normali, lettrici suoi follower su Twitter, da giornalisti che l'hanno finanziata, da attivisti, eccetera. Adesso al di là, come dire, del tipo di reportage che poi può venire a casa, ovviamente quello è un crowdfunding che è costruito, adesso noi abbiamo fatto da poco una ricerca insieme a un collega di Bologna, Augusto Valeriani, proprio accedendo a tutta una serie di dati su Tigella, però, come dire, quello è il classico caso di una modalità che si gioca su vari livelli, cioè sulla credibilità della reputazione online della persona, no? E anche sull'interesse o meno del tipo di reportage o di servizio. Certo, tu dici, ma a me chi mi finanzia? No? Allora il problema è, riusciamo a costruirci delle reti che sono di tipo diverso, perché un altro tipo di giornalista come si sarebbe fatto finanziare? Da una testata prima? Cioè è un problema anche di costruzione di reti all'interno di un mondo che è molto molto cambiato. Oppure tu dici, ci sono quelli ricchi che vanno là, si fanno il servizio e poi magari lo venderanno, no? O riusciamo a creare un modello di tipo diverso? Cioè esistono piattaforme, esistono modelli che si stanno sperimentando, che ci sia una soluzione unica non saprei, ma io sono molto convinto, come dire, che sia possibile, come in modo ostinato, anche a seguire le strade di tipo collaterale, perché mi sembra una delle poche soluzioni. E a me, dunque, no, volevo soltanto fare un feedback su questa faccenda di uno sport di ricchi, no? Sai, perché in realtà direi non è soltanto il giornalismo, non è soltanto sul giornalismo che si può fare questa domanda, perché esattamente la faccenda è quella, è che tu in questo momento sei in un contesto che è un contesto di frontiera, è una professione intellettuale, la tua attuale, che è caratterizzata da una situazione un po' bicefala, sei un universitario e sei anche un giornalista e giustamente sei esposto alla doppia costrizione. Questo tipo di situazione e anche questo tipo di opportunità, per esempio del crowdfunding che si apre per le professioni giornalistiche, professioni dei media, si aprono anche per le professioni dell'accademia. Attualmente pagarsi una ricerca, fare una ricerca, io faccio sociologia e sociologia del web significa certe volte, sembra una stupidaggine, stai tutto il giorno attaccato a internet, no, niente affatto, io giro il mondo intervistando persone a mano. Oppure devo mettere su delle piattaforme che costano tanto. Allora, precedentemente che cosa succedeva? Nella migliore delle ipotesi eri pagato dallo Stato, mettiamolo tra virgolette. Lo Stato poi poco alla volta ha iniziato a dire no, ci sono solo certe agenzie che su progetto ti danno qualche soldo e tu devi ben giustificare. Attualmente queste agenzie stanno chiudendo, quindi io mi trovo, come tantissimi giornalisti, davanti a questa possibilità di dire come fare, passare col cappello in mezzo ai miei studenti, ecco, oppure fare del crowdfunding. Ci sono una serie di colleghi che giustamente, soprattutto in scienze esatte o in materie mediche, lo fanno. Se tu devi finanziarti una cosa che di visualizzazione fMRI del cervello, di funzioni del cervello, certe volte puoi fare, ci sono degli ospedali che fanno del crowdfunding di questo genere. Adesso la faccenda è probabilmente non è il giornalismo, non è una specificità del giornalismo, è una specificità delle professioni intellettuali. Perché? Perché tradizionalmente, ma dico storicamente, veramente noi abbiamo avuto una separazione molto netta tra i lavori manuali e i lavori intellettuali. E i lavori intellettuali erano di solito attribuiti ai figli della nobiltà. Adesso la faccenda è che la nobiltà non esiste più, oppure siamo tutti nobiltà, e nella misura in cui siamo tutti nobiltà siamo tutti messi di fronte alla possibilità di accedere a delle professioni intellettuali, ma non abbiamo tutte le risorse materiali.
o le risorse sociali in termini di network personale, di persone, porte a cui bussare, persone con cui parlare, oppure in certi casi, e te lo dico perché voglio dire, almeno condividiamo questa esperienza, che siamo stati all'estero, io personalmente sono 13 anni che non sto più in Italia, ma il capitale culturale è una cosa fondamentale, questo capitale culturale inizia con la lingua. Tu arrivi in un paese di cui conosci in una maniera un po' imprecisa la lingua e devi stare in competizione con i tuoi 89 colleghi, di cui credo una buona parte siano madrelingua inglese, i quali non hanno il problema di doversi prima di tutto imparare che come si coniugano i verbi o come si mettono gli aggettivi. Quindi queste sono tutte quante delle dimensioni che secondo me vanno prese in conto, non, forse nemmeno tanto demonizzare o come dire, essere troppo pessimisti sulla specificità dei mestieri dei media. Piuttosto essere pessimisti, oppure piuttosto avere una prospettiva, una distanza critica su tutte quante. E su questa nota nera. Perché abbiamo parlato di crowdfunding e mi pare sia successo una settimana fa, un ambito diverso dal giornalismo, però comunque il crowdfunding è aperto a più o meno quasi tutto, dal design alla scrittura, qualsiasi cosa. È successo che penso sia il creatore e il regista di una serie televisiva americana che si chiama Veronica Mars ha proposto di produrre un film sulla serie e ha chiesto 2 milioni credo di budget, ne ha raccolti 5 in 24 ore e mi sono andato a vedere le reward, cioè ovvero le ricompense che venivano date per produrre il film. Erano chiaramente delle ricompense folli, tra cui anche essere seguito dall'attrice per un anno su Twitter, $400, quando sappiamo tutti che i follower costano molto meno, e ce n'erano altri, tra cui il top era $10,000, sei nel film, hai una battuta e starei in una scena. Ecco, sempre riguardo alle distorsioni, questa potrebbe essere una distorsione grossa in un mondo come quello del crowdfunding, che invece era proprio uno spazio aperto per chi non aveva le possibilità mainstream di andare a trovare dei fondi e si rivolgeva appunto a tutti quelli che lo volevano ascoltare. Io mi sono fatto una visione distopica subito, ho detto pensate se Lucas domani va lì e dice voglio fare qualsiasi cosa su Star Wars, per fortuna ha ceduto i diritti, non lo potrà fare. No, lo so, no, però per dire quanto i fan sono ciechi di fronte a questo tipo di cose, perché chi compra essere seguiti dall'attrice per un anno, per me è una cosa del tutto folle. Hai provato a far finanziare un tuo video su una piattaforma di crowdfunding? Sì, sì, qualche volta ci ho provato. Chi sono i tuoi primi finanziatori? I primi 5? Gli amici. Bravo. Esattamente. Quindi ritorniamo alla faccenda del capitale sociale. Sì, il capitale sociale è quello, adesso una battuta, ma... Lo ricordate Kevin Kelly, quello di Wired, il primo, vabbè, poi ha fatto anche... Il grado di Galassia. Esatto. No, la battuta è... di cose di prima del 91. Quando eravate ancora più piccoli. No, Kevin Kelly, la teoria dei 1000 true fan, no? Cioè, fondamentalmente l'idea è, se tu hai 1000, no, autentici fan sulle cose che fai, no? Che è un po' una puttanata, ma funziona... Ma no! Tecnicamente, no, voglio dire... Mettiamo di parlare una sciocchezza, poi la tagliate, la rimontiamo. No, è un po' una sciocchezza, ma fondamentalmente su alcune categorie di produzione funziona così, cioè su band, eccetera. Insomma, fondamentalmente è vero che i primi 5 sono amici, no? Poi ci sono anche i fan del crowdfunding, cioè ci sono delle persone che comunque credono in quella cosa lì e finanziano, che è un altro meccanismo interessante. Cioè, andando a vedere, diciamo, la distribuzione di chi finanzia progetti, ci sono anche persone che appunto finanziano, scelgono i progetti che gli interessano e magari non conoscono la persona e li finanziano, no? La cosa triste è che molti di questi, per esempio, non sono interessati al risultato finale, che è un altro tipo di problema. Lasciamo stare quel caso lì, cioè persona famosa che fa una serie famosa che può essere finanziata, probabilmente sì, con tutti i meccanismi del fandom ovviamente, però il problema è mettere a sistema questo mondo e normalizzarci un po' tutti, perché questo, io penso che abbiamo tanto bisogno di normalità. E su questo scusami, però ti voglio fare una cosa un po' scocciante, cerco di farla semplice, però di teoria dei grafi in social networks. Questo è il momento in cui c'è il picco dell'attenzione. Questo è il momento in cui scatta, qualcuno dice c'è il panel dopo e vi salva tutto. Rapidamente, se tutti quanti noi avessimo la possibilità di avere accesso a
10 milioni di persone che ci danno un dollaro ciascuno, questo sarebbe molto bello. Purtroppo i social networks, in quanto reti sociali, da un punto di vista matematico e da un punto di vista sociologico, non funzionano così. Certo. Non sono delle reti distribuite, cioè senza centro. Sono delle reti che sono caratterizzate da dei grumi di socialità. Sono sostanzialmente quelli che si concentrano attorno alle persone che noi chiamiamo gli influenti dei réseau, dei network, pardon, mi è scattato il francese. Queste persone influenti sono quelle che riescono a catalizzare un numero grande di legami, un numero grande di veri fan, di followers e così di seguito. Gli altri sono un po' la, insomma, diciamo così, la parte bassa della rete, che serve lì a fare numero, ma che non ha questa stessa forza, questa stessa capacità di mobilizzare gli altri. Allora la faccenda è, prima di tutto, il nostro lavoro di ricercatori, il nostro lavoro anche di giornalisti, deve essere di informare gli utenti di questi servizi che il successo non è alla portata di tutti, e che comunque sia c'è quella che si chiama una power law, cioè una distribuzione di influenza che fa in modo che siano 10 quelli che sono influenti in qualunque piattaforma sociale. Sono 7. 7? Sì, 10 di cui 7 li conosce Mafe, e gli altri stanno lì a grattare quei 10 dollari, eccetera, eccetera. Quindi è anche una faccenda di smitizzare o sfatare alcuni miti, e sarebbe quasi ora, nel 2013, di dire che queste reti sono molto meno democratiche di quanto ci sono. Matematicamente. Sono matematicamente meno democratiche. Non perché sono cattive, perché a volte. E volevo chiudere il tutto per il discorso dell'asticella della qualità, che mi era piaciuto molto, su cui sono molto d'accordo, perché al contrario, se noi vogliamo guadagnare dalla nostra rete, dal nostro capitale sociale, quell'asticella lì dobbiamo tenerla bella alta, e quindi lavorare per i media di massa in molti casi significa un po' dover anche abbassare le nostre aspettative di quello che facciamo. Se invece vogliamo farci finanziare dai nostri fan, io personalmente continuo a credere che Kevin Kelly avesse assolutamente ragione, che quella sia la strada, è solo troppo presto perché succeda, ma sì, questo vedremo. No, il messaggio finale è: tenete alta l'asticella. Tenete alta l'asticella e anche la bandiera, però tenetela alta. Quindi, non ho capito se era un momento marxista o youporn. E con questa può venire.